Sera. Buonasera, prego, sette volte. Buonasera, Pioli. Buonasera. L'8 marzo lei è a Lecce, peraltro. Quindi... Ma ho fatto la domanda così, sì. Non è che ci ho avuto già fatto fatica a pensare cosa devo fare domani. Quindi. Le chiedo questo, al di là dello scherzo. Le chiedo sostanzialmente un Milan solo da fine arrembante, un Milan diverso fa il primo e il secondo tempo, non solo oggi. Lei si sta rendendo conto quali possono essere le ragioni perché con un approccio sempre mai ottimale, come invece il finale, il rush finale? Grazie. Beh, credo che abbiamo trovato una squadra che ci ha aggredito, ce l'aspettavamo. Dovevamo trovare un po' di più di spazio sulle fasce, non ci siamo riusciti. E poi che alla prima situazione pericolosa abbiamo preso gol e dopo le partite cambiano, però non abbiamo perso lucidità nel primo tempo, abbiamo continuato a giocare, abbiamo giustamente pareggiato, abbiamo avuto un'occasione che andava sfruttato per tornare subito in vantaggio. Dopo invece abbiamo perso lucidità una volta rimasti in superiorità numerica. È vero che ci abbiamo messo grande generosità, grande spirito, ma mancava ancora una vita, dovevamo essere più lucidi, più pazienti, muovere di più la palla, occupare di più l'ampiezza. Ma non posso rimproverare ai miei giocatori la voglia di vincere. È che oggi la voglia di vincere ci ha fatto perdere lucidità e sembrava che mancassero pochi minuti, invece c'era il tempo e la possibilità di vincere. Credo che con tutti i meriti che possa aver avuto il Verona, che ha fatto sicuramente una buona partita, noi potevamo vincere e avremmo dovuto vincere. Prego. Buonasera. Sera. Più della mancanza di Ibra, la mancanza di un vice Ibra. Si è sentita questa mancanza? È chiaro che Ibra ci dà un valore aggiunto, su questo non ci sono dubbi, ma è altrettanto vero che abbiamo vinto altre partite senza prima che arrivasse Ibra e altre partite con Ibra non in campo, tipo la Coppa Italia. Quindi ci sono state tante situazioni dove veramente il gol non è arrivato per niente, conclusioni dentro l'area, situazioni pericolose, anche sulle palle inattive. È chiaro che ci è mancato il secondo gol e questo è il risultato finale. Bene, poi abbiamo l'Expressen. Come sta Ibra oggi? Meglio? Io Ibra oggi non l'ho visto, con l'influenza sta meglio, ha avuto anche un affaticamento all'inizio settimana, però l'influenza è quella che non ci ha permesso poi di andare oltre e provarlo, quindi spero, mi auguro che stia bene per la prossima settimana, anzi credo che non ci sono dubbi che possa star bene da martedì, mi auguro. Bene, Milan News. Buonasera mister, le chiedo quant'è il rammarico per non essere riuscito ad arrivare a 5 punti dalla zona Champions e soprattutto le do un dato, il suo Milan è sesto in classifica per quanto riguarda i punti fuori casa, mentre invece è dodicesimo per quanto riguarda i punti in casa, è una coincidenza o c'è qualcosa di più? No, c'è qualcosa che dobbiamo migliorare, chiaramente sì, ma credo che nell'ultimo periodo abbiamo vinto anche le partite in casa. E il rammarico c'è, ripeto, il rimpianto c'è, perché anche in una giornata di difficoltà oggettiva, anche di poche scelte in panchina, ma la squadra ha giocato, ha provato a vincerla, e quando una squadra gioca così, lotta così, bisogna essere poi altrettanto efficaci, altrettanto concreti per cercare di portare a casa la vittoria. E ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo avuto delle situazioni anche nei minuti di recupero che ci potevano dare la vittoria, purtroppo oggi non siamo stati così bravi. Me tomorrow. Buongiorno mister, si interrompe la striscia positiva del Milan, uno stop che preoccupa in vista del derby o che vale da spinta motivazionale per la squadra, secondo lei? Io credo che noi volevamo vincere, ma qualsiasi risultato avessimo ottenuto oggi, la spinta per il derby ci sarà sicuramente. Sappiamo quanto è importante la partita, sappiamo quanto ci teniamo tutti noi e tutti i nostri tifosi a questa partita. Poi è chiaro che volevamo continuare la stessa positiva, volevamo a tutti i costi la vittoria. Non è arrivata e proviamo a farla alla prossima. Grazie. Grazie.